Arquilla Salvatore, Gaiano. L'olio prodotto da Salvatore Arquilla di Raiano, che ha l'uliveto nel territorio di Raiano, ha vinto la 18ª edizione di Frantolio, il concorso dedicato al buon olio peligno che si è svolto ieri a Prezza. Dietro di lui i campioni di Crescenzo di Giannantonio di Raiano, Ugo Giannangeli di Vittorrito, Simona De Santis di Introdacqua e Antonio Di Pietro, anche lui di Introdacqua. Quattro dei primi cinque hanno molito presso il Frantolio Anzape di Raiano. Uno invece, che si è classificato terzo, ha molito nel Frantolio Alba Nuova di Vittorrito. È un'edizione importante perché, a differenza dell'anno scorso, i campioni di olio erano stati quasi la metà, quest'anno invece è stato raggiunto 80 campioni che sono stati analizzati al capo panel della regione Abruzzo. È un'attività di frantolio molto importante perché in questi 18 anni siamo riusciti a mettere in piedi una struttura sia a livello di associazione di rustiche gentili, che è nata appunto dopo Frantolio, ma abbiamo creato attorno a Frantolio una serie di attività che vanno a valorizzare l'olio peligno. Non a caso, cioè, da riscontrare che molti oliveti abbandonati si stanno recuperando, stanno nascendo nuove aziende, sia acquistando terreni sia prendendo in affitto per recupero di questi cultivar, ma anche la realizzazione di nuovi impianti. Questo fa capire che in questi anni, in questi 18 anni, abbiamo divulgato qualcosa di veramente importante, che la nostra ricchezza qui nella Valle Peligna, di queste piante che si trovano attorno a tutta la Valle Peligna, alcune di esse sono nascoste tra la vegetazione, tra il bosco, che però si estrae un olio che è veramente un'eccellenza del nostro territorio. E il concorso è stato, e lo è tuttora, diciamo, la punta di diamante per far comprendere un pochino ai vari produttori il percorso verso la qualità. Quest'anno hanno risposto in tanti, per cui sicuramente un'attenzione degli stessi produttori verso la ricerca appunto di un olio qualitativamente valido. Comunque sia, è vero che sono stati tanti i partecipanti, ma è ancora vero che c'è abbastanza da lavorare, perché insomma non penso che tutti abbiano ben compreso il percorso verso una olivicoltura ed una produzione di olio di qualità. Due gli argomenti salienti del dibattito che si è sviluppato: la situazione attuale dell'uvicoltura nella Valle Peligna ed in generale nelle aree interne, sviluppata dagli studenti dell'Istituto Agrario Serpieri, sede di Prato La Peligna, e la difesa fitosanitaria sulle avversità dell'olivo, illustrato dal dottor Domenico D'Ascenzo, agronomo e fitopatologo. Dare agli olivicoltori di questa zona e ovviamente tutti coloro i quali fanno in quest'area una olivicoltura che sicuramente è di qualità, delle linee di difesa che possono essere il più possibile ecosostenibile, soprattutto in linea con quelle che sono le normative europee, le normative nazionali, proprio in riferimento anche a questo comparto così particolare, così, come dire, importante anche ai fini di una produzione che è sicuramente legata alla qualità degli oli che qui in quest'area, proprio in relazione alla tipologia dell'areale in cui ci troviamo, è diciamo una condizione particolare che la pone in maniera decisiva verso una veramente una qualità dell'olio molto sostenibile, anche perché in questi ambienti ovviamente dobbiamo e possiamo limitare l'uso dei fitofarmaci che consentiti dalla normativa eccetera, però insomma possono costituire un valore aggiunto proprio per la valorizzazione dell'olio in quest'area. È importante per i nostri ragazzi partecipare attivamente alle iniziative del territorio, perché è una scuola nostra che deve essere ancorata al territorio, deve essere come obiettivo la nostra scuola, non ha soltanto quello di formare dei tecnici preparati, ma anche quello di valorizzare il territorio. Importante perché per i nostri ragazzi è il futuro di questa zona, in quanto possono valorizzarla. È questo il caso dell'olio. Noi come Istituto Serpieri da quest'anno abbiamo attivato un laboratorio di analisi alimentare
E con questo facciamo non solo l'analisi dei nostri prodotti alimentari e quindi anche dell'olio, perché noi come Istituto Serpieri produciamo anche dell'olio, ma lo abbiamo aperto anche al territorio, aprendolo al territorio a tutti gli olivicoltori della zona che possono fare le analisi dal proprio olio. Il Comune di Prezza è orgoglioso di poter organizzare la manifestazione di Frantolio 2024, una manifestazione che conosciamo tutti benissimo, che va avanti da tantissimi anni e che tutela la produzione dell'olio extravergine d'oliva della Valle Peligna. Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione di questa manifestazione, l'Associazione Rustica e Gentile, le associazioni Prologo di Prezza e Campo di Fano e tutti quelli che si sono prodigati per la buona riuscita di questo evento. È una bellissima manifestazione, è una manifestazione a cui noi siamo molto vicini perché è una manifestazione del fare. Gli organizzatori sono da anni che hanno iniziato un percorso, innanzitutto itinerante in tutti i comuni della valle, quindi teso alla valorizzazione di tutta la Valle Peligna, ma soprattutto è una manifestazione che tende a fare qualcosa di concreto, cioè in realtà oltre al concorso in sé per sé, che di anno in anno registra sempre maggiori partecipanti, cerca di diffondere la cultura dell'olio e quindi ritornare un po' e quindi attrarre giovani ed energie a questa fonte di reddito e quindi a questa, diciamo, possiamo dire, ad far sì che i giovani possano tornare ad investire anche sull'agroalimentare.